Buongiorno, benvenuto a questa rassegna stampa, diciamo un po' tarda, però oggi ci sono sui giornali alcune cose interessanti che vi voglio segnalare e vediamo di capire insieme quali sono le robe fondamentali. Aspettate che sto cercando di leggere. Beh, insomma, la questione fondamentale oggi è ancora la manovra economica, il deficit e la procedura europea che dovrebbe iniziare contro il nostro deficit, ormai si dà per certa. E su questo ovviamente si discute politicamente. La questione fondamentale è che oggi i commenti sono quelli più ridicoli. Uno dei commenti che ho letto oggi di Roberto Mania Omane, non so come si dica, su Repubblica, in cui ci spiega che le elite finalmente hanno dato un segno della loro presenza, scioccate dal voto del 4 marzo, e adesso Banca d'Italia, professori, economisti, eccetera, ci spiegano che con questa economia non si va da nessuna parte. Insomma, devo dire che se le elite si muovono fanno un bel favore a questo governo, perché può arrivare al 200% dei voti. Se erano le stesse elite che decisero, per esempio, di far votare il referendum di Renzi, sono le stesse elite che ci spiegarono che sarebbero arrivate le cavallette se avessimo perso quel referendum, sono le stesse elite che hanno governato la Gran Bretagna, che l'hanno, dove mi trovo in questo momento, e che hanno poi perso il referendum della Brexit. Sono le stesse elite, caro Roberto Mania, che sono state sconfitte in America da Donald Trump. La cosa fondamentale è che quando le elite parlano, Conte si fa intervistare. Lo fa oggi sul Corriere della Sera. Il Presidente del Consiglio, come spesso avviene col Presidente del Consiglio, non dice nulla. D'altronde è difficile il suo ruolo. Che cosa ci dice? Dice una cosa che però è banale, che avevo modestamente detto anch'io ieri, non perché io sia un genio, ma perché è una cosa che sta nei fatti, e cioè che, amici miei, non è possibile che si attribuisca a questo governo la responsabilità, a Hugo Gabriele, la responsabilità di una non crescita. Oggi c'è anche il dato sulla disoccupazione, posto che sono soltanto pochi mesi che lavora. Ma Conte lo ribadisce e però dice un'altra cosa: vedrete gli effetti positivi delle nostre manovre economiche nel 2019. E lì proprio non ci siamo, perché secondo me di effetti economici ce ne saranno davvero pochi positivi, a partire da quella schifezza che è il decreto dignità, senza parlare poi della manovra che fra poco vi andrò a illustrare. Una manovra che, come vedrete tra poco, è monca. Intanto, a pagina 200.000 del Sole 24 Ore c'è un pezzo intero che dice come sta andando l'economia spagnola. Sapete quando noi siamo cresciuti dello 0%, cioè nell'ultimo trimestre che si può attribuire ai passati governi? Sai quanto è cresciuta l'economia spagnola? Dello 0,6%. Noi 0, loro 0,6, su base annuale 2,5%. Cos'è che traina? Le costruzioni, e le loro grandi imprese, mentre le nostre falliscono, riescono a fare anche grandi lavori all'estero. Questa è la Spagna che cresce rispetto all'Italia che decresce, con le sue aziende che non potranno neanche fare le infrastrutture in Italia perché le stiamo bocciando uno dietro l'altro. Vado velocemente. Salvini vorrebbe sostituire con la Meloni, secondo un retroscena del Corriere della Sera, coloro che non ci stanno del Movimento 5 Stelle, soprattutto sul decreto sicurezza che dalla settimana prossima passa in Parlamento. Ma il problema fondamentale è che ancora stanno litigando su questa manovra. Nella manovra non ci sono, infatti, ci sono i numeri, cioè i 15 miliardi che vanno al reddito di cittadinanza e a quota 100, ma non ci sono le modalità che sono fondamentali. Ad esempio non c'è, e lo citano tutti i giornali e l'apertura del giornale, non c'è, per farvi dare un esempio, non c'è la famosa manovra sulle pensioni d'oro. Secondo i retroscena dei giornali, alcuni del Movimento 5 Stelle vorrebbero la tassa sulle pensioni d'oro su tutti i 90.000 euro, 100.000 euro, 110.000 euro della pensione, mentre invece la Lega li vorrebbe un po' più smorzata, cioè sulla parte incrementale rispetto ai 90.000 euro. Quella è una tassina, l'altra è una tassona. Quindi nella manovra stanno litigando, perché poi nei dettagli ovviamente si nascondono tutti quanti i dati. I dati fondamentali sono ormai chiari, e c'è che noi abbiamo questa manovra da 33,4 miliardi, che è fatta per 8 miliardi di maggiori tasse. Non prendiamoci per fondelli, 8 miliardi di maggiori tasse, 3,6 miliardi di riduzione delle spese, in realtà poi vedremo quanto saranno ridotto, e un aumento del deficit di 21 miliardi. Questa è la grande manovra del cambiamento, che mi sembra una manovra alla Pomicino più che del cambiamento. Tutti questi soldi per cosa li spendiamo? Per gran parte, 2/3, come detto, per reddito di cittadinanza e per quota 100, 17 miliardi. Gli altri 12 miliardi invece vanno alla clausola dell'IVA, che non viene aumentata per il solo 2019, cioè l'anno prossimo ci ritroviamo da capo a 12. La cosa che più mi fa incavolare oggi è l'emendamento di Bonafede, ministro della giustizia, al decreto spacca corrotti. Già quando uno fa questi veramente mani di forbice, spacca corrotti, io non so se erano peggio le cose di Renzi all'inglese o questi decreti spacca corrotti, perché c'è un emendamento di Bonafede
Bonafede, anticipato ieri dal giornale. Un saluto a Flavio e tutti gli amici liguri che sono nel casino più totale per l'interruzione delle strade e i disastri che hanno fatto le alluvioni. Il decreto spacca corrotti, cosa fa? Fa una cosa che questi grillini vogliono a tutti i costi, cioè l'interruzione della prescrizione. Godrà anche il fatto, ovviamente. Che cos'è l'interruzione della prescrizione? Se io subisco una sentenza di primo grado, positiva o negativa che sia, da quel momento in più non si prescrive più il mio processo. Nordio dice sul Messaggero che è una minchiata, ma soprattutto il pezzo forte di oggi su questo è di Mattia Feltri, che dice che è contro tutti i principi giuridici occidentali, morali, etici. Voi vi rendete conto che cosa vuol dire che dopo una prima sentenza non c'è fine prescrizione mai, fine galera mai? Ti possono tenere 20 anni, 30 anni, 40 anni, possono non chiudere quel processo, non è prescrivibile. E questo vale anche per le vittime, nota giustamente oggi Nordio, cioè quelle che non avranno mai giustizia, ma soprattutto per chi viene incastrato in questa incredibile situazione giudiziaria, soprattutto come accusato, e non riesce ad uscirne mai, soprattutto in un paese in cui non è esistente la presunzione di innocenza. Sei sotto processo per tutta la vita. Fa piacere a Travaglio e ai suoi soci, ma come dice oggi Mattia Feltri, non siamo uno stato fascista, perché forse neanche loro ci riuscivano a fare una cosa di questo tipo, ma è peggio, in uno stato decisamente autoritario. Della Meloni vi ho detto, della manovra Monca pure ne abbiamo parlato, Asia Bibi, la cristiana, una contadina cristiana che era stata condannata alla pena di morte, è stata assolta dalla Corte Costituzionale di Islamabad. L'unico pezzo interessante secondo me oggi, anzi uno dei pochi interessanti, è di Gianluca De Feo, che dice il coraggio di questo giudice musulmano, che ha avuto il coraggio non di assolverla per insufficienza di prove, ma perché lei è più vittima, è una vittima di una situazione incredibile, per cui addirittura dei bigotti, uomini di religione la volevano morte. Io concluderei soltanto con un pezzo di Nello Aiello, segnatevi questo pezzo oggi sul Messaggero, che ci spiega perché questo è l'unico paese al mondo a non celebrare come si deve la vittoria del 4 novembre, perché quella vittoria, la vittoria negata, è stata negata dalla sinistra per gli ultimi 100 anni, è stata negata da Pertini, è stata negata nel 68 di Don Milani, è stata negata anche durante la vittoria, perché quella era una vittoria contro la sinistra, ideologica ovviamente. È stata una delle grandi vittorie dell'Italia, una delle grandi vittorie di generali italiani, la grande vittoria di Armandino Diaz, e non solo, di un paese che ha perso migliaia di uomini per una guerra che quando si fa conviene vincerla, se proprio si fa. Oggi Aiello ci spiega in un bellissimo inserto del Corriere della Sera, scusatemi per carità, del Messaggero, per quale motivo non celebriamo questa grande vittoria. Un saluto a tutti quanti voi, appuntamento a domani, se vi piace la zuppa condividete. Ciao, vergognati, servo del tuo padrone, ti devi vergognare quando ti guardi allo specchio. Pensa a sto cretino. Ciao.